Ciao a tutti, lui e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. Siamo un po' felici e un po' tristi. Allora, felici sicuramente perché domani è il grande giorno. Avete capito bene, finalmente domani il nostro nuovo film sarà in tutti i cinema d'Italia. Lo abbiamo sognato per tantissimo tempo e finalmente domani è il 18 agosto, giorno d'uscita del nostro nuovo film, Me contro te film, il mistero della scuola incantata. Da domani in tutti i cinema d'Italia potrete gustarvi lo spettacolo, andare al cinema, sedervi nella poltrona con accanto i vostri amici, gustarvi dei popcorn e bere un drink guardando il nostro film per scoprire finalmente chi è il signoresse e chi si nasconde sotto quel mantello. Ma ovviamente non succederà soltanto questo, perché entreremo letteralmente all'interno di un mondo magico. Insieme a noi ci sarà anche Pongo, ci sarà anche Perfidia, ecco l'ho detto, e poi ci sarà tantissima magia, tanto mistero e soprattutto potrete scoprire tantissime cose che non sapevate su di noi. Voi ci conoscete come Sofì e lui, come la carciofina e Coccodè, ma in realtà c'è un mondo dietro. Chi sono i nostri genitori? Cosa hanno fatto in passato? Perché il signoresse ce l'ha così tanto con noi? E se vi dicessi che è tutto collegato? Lo scoprirete al cinema domani, finalmente! Ma mi stai dicendo troppo adesso! Aspettate, ultima cosa! Ci sarà anche la signora Marisa e Kid e Ray! I nostri cucciolini! E quindi da domani tutti al cinema a vedere il film milioni di volte! E se ci andate, fatevi una foto, caricatela su Instagram, fate delle storie e noi metteremo mi piace e ricondivideremo tutti quanti. Ah, siamo troppo euforici, non vediamo l'ora di andare al cinema con tutti voi. Però come vi dicevo, siamo felici per questo discorso, ma un po' tristi per un altro. Beh, più che tristi, terrorizzati. Sicuramente vi starete chiedendo: ma lui, Sofì, perché non andate fuori in piscina, in quel bel giardino con i gonfiabili? Beh, ecco, perché non possiamo. Esatto. Qui, dietro questo vetro, si nasconde il signoresse! Siamo dei topini in trappola! E con quelle orecchiette sembri veramente un topolino. Ah, divertente. Eravamo belli tranquilli, ma siamo dovuti tornare qui per lui, il computer di lui, che ci permette di caricare i video e di farveli vedere. Grazie a questo computer, tutti voi del Team Trote ogni giorno potete vedere i nostri video. Se l'avessimo lasciato qua, sicuramente il signoresse l'avrebbe distrutto, perché lui ci odia e odia il fatto che noi abbiamo tanti follower che ci seguono ogni giorno. Lui non vuole che facciamo video e quindi l'avrebbe preso, sbattuto per terra, buttato in piscina. Insomma, per fortuna è qui con noi al sicuro. Ma adesso, a non essere al sicuro, siamo noi, perché siamo qui dentro mentre il signoresse è fuori e noi non possiamo uscire fuori, perché altrimenti se uscissimo fuori ci vedremo col signoresse. Noi non vogliamo lui, cosa facciamo? Sofì, calma e sangue freddo. Dobbiamo rilassarci, riflettere e pensare una soluzione. Noi in questo momento siamo in trappola perché non possiamo uscire di casa, perché fuori nel giardino c'è il signoresse. Ieri l'abbiamo visto tutti e sinceramente faceva molta paura. Paolo, lui è qui. Il signoresse. Che poi il signoresse, oltre che essere arrabbiato con noi per i suoi soliti motivi che noi ancora non conosciamo, sarà furioso perché nel video di ieri io mi sono finta perfidia. Io ho mandato dei vocali in cui dicevo di aver catturato me contro te, ma era tutto finto. Adesso se ne starà rendendo conto e sarà ancora più furioso. O magari è andato via, è andato a mangiare un buon gelato. Con questo caldo, avere quel mantello gigante, quei guantoni d'acciaio, oh, deve essere una vera fatica. Il gelato, ma cosa c'entra il gelato, lui? Il signoresse! Oh no! No, Sofì! È pesantissima! Chiudi la porta! Lui, ma non ci riesco! Via, Dai! Sì! Chiudiamo io, ok! Aiuto, lui! Cavolo, ragazzi, c'è il signoresse proprio qui! Dobbiamo scappare! Dobbiamo andare via! Corri! Dai, Sofì, scendi le scale! Di qui! Andiamo, lui, dobbiamo trovare un nascondiglio, un modo per andarci. Lui sta provando ad entrare, magari ce la farà. Aspetta, Sofì, aspetta. Guarda questa parete, vedi nulla di strano? Sì, è molto strano, è tridimensionale, ma chi se ne frega, noi dobbiamo andare. No, ho notato una cosa strana. Cosa? Guarda, c'è una maniglia. Eh? C'è una maniglia? Si apre! Era una porta segreta. Guardate, ragazzi, non si vedeva, ma qui dietro c'è una porta. Cosa c'è qui dietro? Non lo so, potrebbe essere pericoloso. Dobbiamo controllare, magari c'è un'uscita segreta che ci permetterà di andare in giardino senza farci notare dal signoresse. Entra. È stranissimo. Wow. Ma cos'è?
Ragazzi, non avevo mai visto nulla del genere. Cioè, una porta segreta in una parete tridimensionale. Questo sì che è strano. E sembra un piccolo stanzino con un lettino. Quando vi abbiamo fatto vedere la casa e abbiamo fatto il tour della casa, questa porta non l'avevamo vista. Era segreta. Chissà perché la porta non si vede. Cosa si vuole nascondere? Sinceramente non lo so. È uno stanzino piccolino. Ma c'è questa specie di computer. Lui? Questa qui è una sauna, un bagno turco. Ci si mette per riscaldarsi e rilassarsi, ma non c'è una luce. Che strano. Una sauna al buio. Chi vorrebbe farsi una sauna così? Sinceramente non lo so, ma la situazione inizia a spaventarmi alquanto. E qui c'è un letto nero per dormire. Come se qualcuno avesse dormito qui. Qualcuno? Il signoresse? Ragazzi, c'è un suo guanto! Cavolo, ma è la sua mano! Oh, oh, il guanto del signoresse! Tutto d'acciaio! Che schifo! Qui ci ha messo la mano il signoresse, il più cattivo dei cattivi! E questa qui quindi è la sua stanza, il nascondiglio segreto! Ecco dove stava quando ci mandava i messaggi! Era sempre stato qui! Ora si spiega tutto! Ecco perché voi nei video continuavate a vederlo, ma noi non lo trovavamo a casa! Cioè, noi stavamo in giro, stavamo nel giardino, su, giù, ovunque, ma non lo vedevamo mai! Mentre voi ci scrivevate che lo vedevate dietro di noi, in giro, e per noi era impossibile! Questo perché si nascondeva in questa stanza, invisibile! Nessuno la poteva notare! Solo io per sbaglio ho notato quella maniglia che nascondeva una porta! E guarda lui! Qui c'è un'uscita segreta! Vedi? Da qui su sicuramente si arrampicava e saliva nel giardino! C'è una finestra! Questa stanza mette i brividi! Però cavolo, c'è una sauna, potremmo provarla! Ma no, no, ma che dici? Ma che sauna, Sofì? Non ho mai avuto una sauna in casa! No, 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 non è il momento di fare la sauna! Ma come si fa? Ci si siede qui? Si prende questo? E si beve? Ma che bevi? Ma questo non si beve! Ma poi che cos'è questo cucchiaio? Lo potremmo usare come arma contro il signoresse. What? Ha! Il cucchiaio di legno, come le vere nonne. Ti do delle sculacciate! Ma che nonne! Sofì, dobbiamo uscire da qui, non possiamo rimanere un minuto di più, è molto pericoloso. Il signoresse potrebbe tornare da un momento all'altro. Aspetta, aspetta. Sapevi che so fare l'imitazione di una vecchietta arrabbiata? Che sai fare? L'imitazione di una vecchietta arrabbiata. Potrei utilizzare questa espressione contro il signoresse. Sicuramente lo farebbe arrabbiare tantissimo. Vuoi vedere la faccia? Ma di che stai parlando? Ma cos'è questa faccia? È la faccia più brutta che riesco a fare. Tu riesci a fare la faccia più brutta? Sai qual è? Quella che è normalmente! Sofì, secondo te è il momento di fare battute, di scherzare? Cioè abbiamo il cattivo alle nostre calcagna che ci sta inseguendo e che per un pelo non ci acciuffava. E tu cosa fai? La vecchietta? Oh, caro bambino, te ne do nel sedere. Sto facendo quelle sculacciate. Ma non posso, brutto signoresse, ti do delle sculacciate nel popò. Guarda signora del popò, io la prego di uscire da qui dentro. Mi dia questo coso. E noi adesso dobbiamo trovare un modo per uscire vivi da qui. Perché forse se te lo sei dimenticata, il signoresse è esattamente dietro la porta di casa. Ma siamo fritti, siamo fritti. Inutile provare a scappare. Ormai siamo in trappola. Lui entrerà e addio me contro te. Ma non siamo fritti, Sofì. Non puoi pensare così. Devi accettarlo. No, ma non dobbiamo accettarlo. Noi adesso proveremo ad uscire attraverso un piano che ho appena pensato. Che piano? Senti un po' qui, noi ora proveremo a fare rumore dalla finestra di questa uscita segreta della stanza segreta, in modo tale che il signoresse penserà che noi stiamo uscendo da qui. Non appena finiremo di fare rumore, scapperemo via, correremo dall'uscita secondaria e a quel punto, andale, adios caro signoresse, hasta la vista, in questo modo non ci potrà più fare. Non mi sembra un piano geniale, però è l'unico piano che ci viene in mente, quindi proviamoci. Tu dici di fare rumore da una parte opposta per poi uscire dall'altro lato. Secondo me potrebbe essere un attimo diversivo per confondere il signoresse, perché come abbiamo visto, sì, ok, è molto cattivo. Però a volte sembra un po' stupidotto. Ok, ci sono. Ragazzi, provo a fingere che stiamo per scappare da questa finestra. Aiuto, tanta paura. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok. Scappiamo da qui! Dai, fuggi! Andiamo! Siamo liberi, siamo fuori del giardino! Capito, signoresse? Siamo via, stiamo scappando! Ok, dovrebbe aver funzionato. Adesso andiamo dall'altra parte e fuggiamo! Andiamo! Corri, corri, corri! Ok, dai, 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 Sofì! Controlliamo che non sia fuori! Non vedo nessun signoresse! Via libera, andiamo!
Ok ragazzi, o la va o la spacca. È il nostro momento. Fuggiamo. Nessun signore sei in vista. Ce l'abbiamo fatta, sì. Cosa? Sento dei rumori. Dietro di te. Scappa, scappa da lì. Apri la porta, apri la porta. Vieni, corri. Corri più veloce che puoi. Ragazzi, sì, ce l'abbiamo fatta. Corri più veloce che puoi. Ce l'abbiamo fatta, sì. Dobbiamo scappare. Signoresse, ciao, addio, salut, ciao, ciao, bye bye. Con quel mantello sicuramente non può correre perché cadrebbe. Ragazzi, ora non ci rimane che aspettare domani per vedere finalmente il nostro film. Noi ne vediamo davvero l'ora. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo domani al cinema. Vi mandiamo un bacio, Luis, dai, corri. Ciao.